non ho guarderò. ben avviato. La seconda parte del live, invece, sarà destinata a voi che ci fate domande mentre ne fermiamo umanità. Ok, adesso lo vedete. Alice sembra meglio di me, che sembra in assenza di sonno da un anno. Sì, ma ho veramente una faccia. Cioè, sono uscita da palestra, ho fatto la doccia. Il bagno era occupato, quindi non ho potuto né truccarmi né niente. Quindi, F. Ragazzi, mi dispiace. Non riesco a mettere il gioco. Ah, ok. Non riesco a mettere il gioco come vorrei. Nel giardino che vorrei, il gioco ha la forma giusta. Ho Dico. intanto delle notifiche su Sistema. Twitch, delle ricompense Prime. Perché in finestra? Perché? Ah, ok. Adesso vi guardo un attimo perché no, ovviamente ho tolto la chat Guarda perché sono indietro. molto molto intelligente, sono estremamente intelligente. Quindi niente, esatto, io adesso ero rimasta al coso. Non mi ricordo. Insomma, alle Allora, profondità del male, quella roba lì, insomma. eravamo appena entrati a Blacktown Esatto. e dobbiamo già tornare indietro in realtà. E in realtà, Marco, c'è un problema. Tu hai umanità, vero? Sì? Ok, perché ragazzi, io non so se vi ricordate, ma l'ultima live ho perso tutte le mie umanità cercando di fare Ma un salto. tanto lì c'è il farming, lo potremmo fare insieme. Non ci possiamo evocare. Di umanità? Scusa, ma dove ci No. sono i topi? Esatto, no, non ci possiamo evocare. Ah, giusto perché abbiamo fatto il boss. Non ci sono È morto dei cosa? topi in cui possiamo No. evocarci? Solamente là. Allora, ti guido. Ma allora scusa, piuttosto Marco, farmiamo anime così le farmiamo insieme. Anime, no, meglio umanità, fidati. Dobbiamo Ah, lo so, ma formare umanità. vedete soltanto No, Marco sti manca cavoli. umanità. Tanto è chiacchierata, non formo. Allora, Ok. intanto ti guido. E dovresti dover andare dove sto guardando adesso. Adesso? Aspetta, fermati. Esatto. Ok, no, indietro. Ok. Fermate manga. Oh no. Farmato. Oddio, vedo la live in ritardissimo. Allora, Mi disp. quale di queste parti dovresti avere? Una scala che va giù. Che va su. Ah, che va su, ok. È abbastanza nascosta, quindi se non la trovi Quindi qua forse era questo. dall'altra parte. Comunque cerca solo nei pressi del falò comunque. Nei pressi del falò ci deve essere una scala che va su. Sì, Sì. ragazzi, ci siamo persi. Ma io non posso usare. Ah no, l'asso del ritorno mi riporta al falò. Considera, hai un errore di più o meno la distanza che hai percorso per andare verso la scala che scende. Ciao Matteo. Sono molto contenta. Ciao, Tatanka. Ma se siamo sicuri che da questa parte no? Può anche essere da quella parte, sì. È attaccata al muro. Ah, ecco dov'era. Allora, fermati così capisco un attimo dove sei. Oh no, i cani. Un po' slippi Ok, perché sono tutte appiccicose. allora, vai dove c'è le spalle del giocatore. Ok. Fai tipo 3 passi, non troppo. Ah, trovata. Ok, c'è questa scala qua che sale. Ragazzi, intanto ricordate che insomma, appena entriamo nella parte farming sarà una live un po' più Esatto, chiacchierata quindi ed preparate le vostre domande, chiedeteci cose. Holy è. shit. E adesso dove devo andare? Allora adesso devi andare verso qualsiasi cosa che ti fa salire. Ah, aspetta, però c'è un tizio cattivo. Ma quello non sta facendo danno. Ok, sì. Qualsiasi cosa mi faccia. Ma questo qui che è. Guarda. Sì, quello che è là dentro il vaso lo puoi anche uccidere. Oh, Dovrebbe ehi! esserci qualche cosa per Ho le salire. anime! Ho un'anima! Holy shit. Umanità, sì, va comunque. No, non ho Ah, l'umanità. una grande anima. Ciao, Bigfoot. La No, Bigfoot. era questo dove stai andando prima? Lo so, ma avevo un sacco di Ah, nemici. ok. Beh, ricorda che lì c'è comunque tanti nemici. Tanto onore. E devo andare su? Ah, sì, su. Sì. Ma ce n'è un altro qua. Ma senti che. Senti che Eh sì, ci mestiero! Senti che sono. roba! Vabbè. Che Senti che cosa? Chi? mestiero qua si dice. Senti che roba. Vabbè. È il Esci. maschile del mestiere. Ragazzi, Ma cosa mi ragazzi, raccontate quanto voi? sono andata brava. Sì, dovete intrattenere voi, ragazzi. Allora, intanto vi dico questa cosa, prima domani c'ho un esame. Ah sì, domani è E l'esame, giusto Marco? Che sì, cosa? domani ho l'esame di 3 dei segnali 2. E che ho tempo fino a luglio per darlo, se no devo ridare anche 3 dei segnali 1.
Devo andare sopra. Quindi. Ancora? No. Sì. Fammi vedere. No, forse hai raggiunto già il massimo del sopra. E devo andare di qua adesso, no? Sì, devi attraversare le scale strane. Il ponte, quello sì, quello alla sinistra. Quello che sì, quello che hai attraversato, ok. Ok, adesso qua dovresti ricordarti dove ti trovi. Sì. Volendo puoi anche correre. Lo so, è vero. Cioè, i ciccioni probabilmente li correrò. Ok. E appunto non è assolutamente in mente vacanze il fatto di dover darlo entro luglio, sennò poi mi tocca ridare anche segnali 1. Ma a parte quello, la professoressa oggi ci manda questa mail che dice che oltre al fatto di non metterci un'ora prima dell'esame, vuole. Grazie mille, Artyom. Grazie, Artyom. Allora, cioè, mentre dice intanto. Catch. Allora, ok, adesso intanto posso chiudere la live e accendere me medesimo il gioco. Ciao, Fratman. Fratman, giustamente incarcerato. Scusa, ma dov'è che ci dobbiamo tornare indietro noi? Cioè, dobbiamo tornare indietro al vecchio falò? C'è al falò quello che usavamo per andare da cosa? Come si chiama? La dragovagina. La dragovagina, esatto. Ad esempio, qua ci sono i topi. Perché non ci possiamo evocare nei topi? Perché non possiamo più evocarci da... Oddio. Perché praticamente avremo, appena io ti evoco, cioè praticamente posso evocarti solamente dove ci evocavamo l'altro giorno. Mm. E prima c'è una nebbia, perché non si può più tornare indietro. Scusate se sono un po' sleepy questa sera, ragazzi, ma sono veramente sleepy. Non so se ho fatto la palestra cosa. Un po' di cicagna. Proprio... ecco la cicagna. Cavacca puttana. Considera, io cioè oggi ho mangiato un panino buonissimo, con petti di pollo, melanzane e peperoni. Shit. Ma anch'io ho mangiato petti di pollo e peperoni comunque. Però non impari. Ah, tra l'altro, io prima ancora di farmare umanità, dovrei andarmene dal fabbro io. Shit. Vabbè, mi romperò le orecchie e vaffanculo. Che giornatina, ragazzi. Perché io c'ho... no, troppo alto. Comunque, non vi ho detto... non mi avete detto come sono i volumi, come non sono i volumi, cosa devo fare, cosa non devo fare, siete abbassati. Diteci per cortesia. E dove devo andare, Marco? Giù dai topi? Devi andare giù e ti farmi i topi con calma. Ma i topi davanti al... alla porta? Aspetta, fammi vedere dove stai. Cioè, i topi davanti dove c'è il tipo che ti vende le cose? No. Sei andata giù dalla parte sbagliata, in realtà. Oh. Perché ti hai preso direttamente la strada per andare da... niente, non posso dire perché Dark Souls l'hanno programmato con i peli di una scimmia ammaestrata. Ho capito, forse quale posto. Non ho capito dove farmi romanità. La strada, quella tutta, quella completa. I volumi vanno bene. Panino con i peti di pollo, che buoni peti di pollo. Sbagliato. Ah, tra l'altro devo farmi dei giri che non voglio assolutamente fare. Ma niente, che probabilità c'è che troppi, no? Scusami, esattamente. Bassissima. E praticamente. No, la professoressa di segnali vuole che io metta. Oh fuck, che botta che mi ha dato. Vuole che io metta non una ma ben due camere. E una che è quella del computer normale, l'altra è quella del telefono, a circa 2 metri da dove sta la mia. E che copra, che prenda sia mouse, che tastiera, che mani, che busto, che faccia. Cioè, praticamente deve... No, l'ho finita. Io non so dove metterla, diciamo. Che esagerazione. Che cosa? Il fatto che io stia usando le palle di fuoco per i topi? Oppure il fatto che... No, mi sa la professoressa. Io non so davvero dove metterla la cam. Basta, torniamo su. Sì, è assolutamente esagerato. È assolutamente esagerato tanto il robo. Che siete?
Un po'. Ma evidentemente è perché ha avuto brutte esperienze, Marco. Non puoi biasimarla per questo. Ma no, è la prima volta che le insegno in realtà. Ah, quindi vuole il grande fratello in casa Cercello, sezione camera da letto. Ma infatti è una cosa veramente strana. È piuttosto, già che ci sei. Cioè, sei proprio così tanto spavento che i tuoi alunni copino, esatto, fai più sessioni d'esame. Cioè, nel senso, fai più sessioni d'esame in cui li tieni a una distanza di sicurezza. Già ne ha fatte tante, ne ho già fatte 6. No, no, dico, tipo, è un appello unico. No, i gruppi, dici. Nel senso, è un appello unico, però ti fa venire comunque in... Siamo in 10 a gruppo per 6 gruppi, per i 6 gruppi. Ma dico, appunto, ti fa andare in università e ti tiene a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Ah, all'università, certo. Cioè no, è che noi abbiamo avuto, da quello che mi pare di aver capito, l'ok per gli esami in loco sarà tipo a, mi pare da inizio luglio, non mi ricordo più. Mica proprio questi con le umanità, vabbè. Ha pure detto in maniera molto carina la professoressa che che volendo possiamo anche togliere gli oggetti per la privacy, quelli che non vogliamo mostrare per la privacy. Sì, ho capito, devo tappare la mia stanza proprio come se fosse un'università, cioè nel senso. Sì, ovviamente essere sterile, non ci devo neanche mettere i poster. Adesso mi metto un poster con un bestemmione. XD Marco. Grazie. Guarda che Andrea mi ha seguito. Ma siamo seri? Via. Questo stava correndo contro una grappa. Basta, finito. Contro una grappa. Ma cioè, sono finiti qua. Cioè, sono stato sulle mie fogne e poi basta. Ma sul serio? Sì. Sì, ci vuole un bel po' a fare... Vabbè ragazzi, vedrete questa zona è tipo over and over again. Over and over and over. Perché ho bisogno di umanità. And over and anzi, adesso cambio il titolo. Lo metto tipo... si farma, si parla, si discute, si muore. E si vedono le fogne. Loop fognario. Incoming. Tanto vale fare la chiamata dal bagno, il cesso è comodo. Più che altro lei poi, come se non bastasse, vuole che tu tieni anche il microfono acceso durante l'esame. Perché vabbè, sai, metti sì, che vabbè. Vieni tua sorella, metti che vieni tua sorella che è laureata in segnali, che non esiste neanche però, e lei ti fa, ehi, la risposta è la K. No, vabbè, quello anche io, cioè anche da noi, ma perché, cioè, è normale, ma perché... No, la prima volta, no. Ma perché così almeno senti se uno tipo sta... tipo sta prendendo sì con i fogli o queste cose qua, tipo. No, che poi c'è, nel senso, già lei fa un esame che è a crocette. Quindi è abbastanza easy peasy. Cioè, oddio, no, non è easy, però nel senso... è un esame a crocette, insomma, che cazzo copio con un esame a crocette? Lo so o non lo so? Perché questi corrono? Cioè, io sono qua, ehi? Grazie di avermi cagato adesso. Oh. Vabbè. Allora, questo oggetto, devo solamente comprare gli attrezzi da fabbro per armi. Mi costa 2000, vai, preso. Vedi se non mi faccio ammazzare. Forse dovrò comprare dell'altro muschio comunque. Può essere. Quindi no, non posso riparare. Io sono qui a tipo uno sputo di metri da voi e voi non mi state beatamente cagando. Bene, persone fiche, sì, stiamo farmando, sì, stiamo facendo la stessa cosa sempre nello stesso momento, cioè di continuo, tipo. Quindi no, ragazzi, diteci delle domande, cioè non è possibile però che la volta che io faccio la storia su Instagram, allora fate le domande, senza storia su Instagram nessuno le fa, è incredibile. Dai, su fateci domande di ogni genere, tipo. Ma non solo, tipo... cioè fate un topic, tipo buttate lì un topic strano e ne parliamo. Ad esempio, tipo... una domanda che potete fare è: perché cazzo io ho comprato l'oggetto sbagliato buttando 2000 anime?
Cosa hai comprato, Marco? Invece di comprare quello per la liberazione, ho comprato quello per il potenziamento dell'arma. Ah, sì. Che è utile comunque, penso. Stasera c'è l'evento yay, curiosi, no? Davvero che c'è l'evento yay stasera? Ma mica lo sapevo, stasera. Guarda, se è come le come tre... l'ultima volta, no. Madonna. Che fede incredibile, però. Che fede incredibile di lei. Mi sono davvero brutto. Se parlasse, se si parlate se di next gen, di che dici delle console? Allora, cosa volete? Oddio, aiuto. Allora, io non è che ne sappia tantissimissimo, però vabbè. Una palla così. Allora, la cosa è questa. In che senso? Che cosa? Ciao Gambo. Ciao Gambo. The Last of Us Part 2? No, non so neanche se lo voglio prendere in realtà. Niente, nessun troppo, ragazzi. Allora, io sicuramente mi prenderò la PlayStation, sicuramente al 100%. Io sicuramente no. Vabbè, Marco, con quali soldi? Cioè, come fai? Costa un sacco. Perché mi laureerò in quel periodo. Ah, ok. Quindi la prenderà qualcuno al posto tuo. Sì. Okay. E ci poi sta. Comunque c'ho anche la PlayStation 4 da... Essendo la PS3 retrocompatibile, vabbè, ciao Marco, la PS5 retrocompatibile, posso vendere tranquillamente la PlayStation 4. Che, oddio, io ho il primo modello di PlayStation 4, quindi non mi daranno niente, mi daranno... Allora c'è un po' alto il game, ok. Adesso... Cioè, se mi dirà culo, mi daranno quei 150 euro per la prima PlayStation 4. Che comunque sono 150 euro. Quindi... Boh, l'ho abbassato così. Che poi devo capire perché ogni volta quando sto streamando o avvio un gioco, specialmente Dark Souls, mi cambia la sensibilità del mouse. No, del mouse. Il mouse. Sì, te lo giuro. Ma tu ti sei accorto adesso della mia presenza? Seriously? Oh, niente. Ah, neanche... pensavo già avessi di qualcuno qua. No. E next gen. Ma questo? What the fuck? Mi sentite? Hanno ero mutato. What? Mi è impazzito soppressa. Pressa? Next gen mi interessa. Cioè, giochi che hanno presentato alla conferenza Sony. Tanta roba. È un sacco. Belli, 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 belli. Vedi Project Anja, che era quello che piaceva ad Alice con ma, gli animaletti pucciosi. No, gli animaletti... Ah sì, scusa, è dello Studio Ember. No, si chiamava Kena, quello degli animaletti pucciosi, eh? Kena, è vero, Project Anja, qual era? Comunque Project Anja era sembrava molto figo. Ma al di là di Demon's Souls... comunque, se parliamo di Next Gen, vorrei tanto vedere come andrà il The One, le nuove tecnologie. Allora... Nuove tecnologie? Cioè, di che cosa stai parlando esattamente? Ciao Nick, ciao, ciao! Dell'SSD in che senso? Cioè, che cosa c'è di non già visto esattamente? Della cosa. Ho capito. Non so come si chiami, ma ho capito. Boh. Secondo me, a livello di gioco, non è che si vedrà così tanto. No, ma certo, comunque. Ok, sì, si raggiungono i 60 fps, ma quelli già si raggiungevano con la Pro. Sì, cioè, di entrambe le console, massiva. Cioè, secondo me è un bait grande quanto una casa, anche perché, cioè, ricordatevi che... Ecco, è l'upgrade grafico, è quello si vede. Ok, e deve avere anche un monitor dove vederlo bene, l'upgrade grafico, comunque, considera la maggior parte delle persone. Sbagliato. Sì, ma quello certo. Sto venendo stuprato io. Anche a me hanno fatto parecchio male, stavo per morire da un topo. No, io stavo ancora non sono arrivato dai topi. Dove sei, scusami? Ero andato, dovevo andare dal fabbro io. Ma c'è una qualche probabilità che hai fatto chiusi le palle di fuoco per shottarli? No, dice no. Allora, l'unico modo di avere drop rate aumentato è avere l'anello. O l'anello
che ti aumenta il drop rate di oggetti, oppure il avere umanità, cioè avere umanità il numero in alto a sinistra. Davvero? Quelli ti aumenta il drop rate. Dai. Sì. Per quanto mi ricordo la prenderò, ma da un prezzo inferiore a 400 euro sicuro. Anche se costi di aspetteranno 2 anni. Mm. Ma ancora? Seriously? Vabbè. Per me la parte più importante è la riduzione dei caricamenti a quasi zero. Vabbè, quello. Adesso il gioco dovrebbe essere molto basso. No, che siete? Bevi Marco? No, dai, tra poco. Intanto picchio i sorci. Ho sete. Bevi. No, mamma, altri 5 minuti, dai. No, dai. No, non sarà per niente evidente, ma secondo me non è un salto di generazione. È un po' come i telefoni, capito? Cioè, c'è stato un salto di generazione con il fatto del touch e tutte quelle merdate lì. E poi diventerà tutto uguale. Cioè, si uniformerà il mercato ed è quello che sta succedendo adesso con le console. Cioè, io... Cioè, voi come immaginate la PS5? Scusa, PS6. Sarà come la PS5, 90 su 100. Sarà al massimo qualche tipo di upgrade grafico, sarà stato software. Cioè, allora, te considera... Sì, ovviamente, ma tu considera comunque... Sì. Solitamente tra una console e l'altra passano 7 anni. Sì, adesso... Circa. Adesso non ne sono passati 7, però. Beh, oddio. Non ne sono passati 7. Sono passati meno. Non so quanti, ma sicuramente meno. E ne passeranno sempre meno, secondo me. Cioè, il mercato, la richiesta di mercato è sempre alta. 2013, vedi? Cioè, 2013 la PS4. 2013, davvero? E così era con la PS3? 7 anni in salto. Mi sembrava, ti giuro, molto meno. No, no. Però... Ma perché te pensi al fatto che sono arrivate la Pro e l'amichetta della, che era la Scorpio? No, ma come cazzo si chiama quella dell'Xbox? La Scarlett. No, non lo so, penso ad un mercato saturo, sinceramente, e che... difficilmente ehi, anche a me non droppano. Ma non è più importante, Alice, quanti pupazzi prenderei al gioco degli animali pucciosi di Kena? Guarda, ragazzi, io sono già andato a controllare il prezzo. Ciao Rise, ciao Fabio. Ciao Fabio. Stiamo parlecchiando mentre noi cerchiamo di farmare umanità dai topi, in realtà. Quindi esatto. Vedrete in loop la stessa cosa del gioco, sempre comunque. E il punto focale sarà la chiacchierata. E che voi fate una grossa parte qui. Quindi chiacchierate. Fateci domande, quello che vi pare. Adesso parlavamo delle... della next gen. Io sono già andato a vedere i pupazzetti lì di Kena e seguo anche l'Ember Studio su Facebook. Diciamo soltanto per quello. Beh, Bigfoot considera che molti, scusami se ti interrompo, niente? È che un sacco di gente aspetta il lancio sul mercato di una nuova console per prendere quella precedente. Risparmi un sacco. Io quando passai la mia PlayStation 3, me la sono presa appena stata annunciata la PS4, l'ho pagata tipo 100 euro ed era quella l'ultima uscita. Ma cioè, infatti anche per questo anche per questo sicuramente sarà dai no. Non già finito il muschio. Non usarlo. Eh no, l'ho usato. Ho trovato un'umanità, Marco. Che io? No, non usarlo contro i topi. Ma mi ha già avvelenato quello dentro la cassa. Ma fa niente, nel senso. Ma muoio. Ma no, ma in caso ti curi, ma poi comunque cioè, ti devi fare i primi 2 piani appena e poi risali. Non ci muori per l'avvelenamento. Va bene. Comunque ho trovato umanità. Io sono una per adesso. Nel console ma guarda che i sono faker, evitano tutto. Come farò io che sono povero con Series X, probabilmente 71 S. Ma comunque, guardate che, vabbè, io sono una fangirl Microsoft, ma semplicemente per il motivo per cui... Ciao Adialos! Ciao Adialos! Oddio, hai un nome... chiarissimo e ho Twitch bianco sul telefono. E
cioè, ok, sono una Microsoft fan perché secondo me è molto più customer friendly e tutto quanto, però, cioè, comunque io lo so che la nuova Xbox, ok, wow, frigorifero, eccetera, eccetera, l'apprezzo. L'hardware è sicuramente migliore, ma comunque, smettila. Ok, però comunque, cioè, la differenza rimarrà minima. Cioè, secondo me la One S ancora adesso potrebbe essere, cioè, potrebbe uscire tipo domani ed essere comunque un'ottimissima console. La One S ancora, dico. Ma perché semplicemente non sono cose che scadono, esattamente come i telefoni, davvero. Ma ne ho tappata un'altra. Cioè, se ne vedi solo come i telefoni. Cioè, una volta che c'è il grosso salto, appunto tutto il discorso. No, dai. Ok. Cioè, ma dai, no, ma non ci voglio neanche credere. Ok, tutto il discorso del, ad esempio, il touch, oppure quando c'è stato la fotocamera del notch, oppure c'è stato il borderless, quando c'è stato l'AMOLED. Sono tutti grossi salti che non vengono con le grosse uscite, vengono con i grossi salti. Sono tecnologie che escono e poi fanno un'intera fetta di mercato da soli, con un sacco di generazioni in mezzo, però lo fanno soltanto questo alla fine, cioè, il mercato delle console è sempre stato così, perché comunque, ma sì, mentre ma chiaro, i telefoni magari hanno qualcosa di innovativo, che però comunque, cioè, i telefoni ne escono talmente da tanti ogni anno che ma innovazione sarà, secondo me sarà così anche per le, cos'è questo nudo? Ma perché questo è nudo? Nel senso, ogni telefono ha qualcosa di innovativo rispetto all'altro che, ma ok, che niente, quindi c'è l'innovazione, è abbastanza ovvio che poi si uniformi tutto. Con le console è diverso, secondo che appunto me è la differenza principale tra console e computer. Dai, ma questo qua io lo odio. Secondo me comunque si uniformerà anche la console. Cioè, secondo me si sta già uniformando. La differenza cos'è? Nell'SSD veloce. Ok. Ok. Cioè, la maggior parte delle cose comunque sarà sempre dal punto di vista software, sempre di più. Adesso c'è veramente poco di hardware, certo, da fare. Al massimo, cioè, esattamente dal punto di vista dei PC. No, dei PC, scusami, sempre dei telefoni, dei processori. Tipo di 9 nanometri adesso. Sono i processori che hanno dei connettori molto 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 piccoli, vicini, e allora si va da 12, 13, 9 nanometri. No! Okay. Alice, se potresti continuare a prendere Microsoft perché sei in quel tempo come Apple. Ma io l'unico motivo per cui prenderei un Xbox rispetto a una PlayStation è il fatto che il servizio live è l'unico motivo per cui uno, perché si potrebbe preferire un Xbox a una, non è l'unico motivo, ci sono tanti motivi. Se uno, secondo me, non si può permettere un PC, Xbox è la scelta più intelligente da fare. Se proprio, dipende, proprio comunque, ovviamente ricordi, se non ti interessano le esclusive, eccetera eccetera. Ti ricordi appunto che l'Xbox non ha esclusive? Beh, allora ne ha molte meno, semplicemente non punta su queste cose. Però se ti interessano esclusive, ok. Se non ti interessano, a mani basse. Per quale rapporto di qualità-prezzo? Io mi sono ritrovata, appunto, ad essere senza PC, a non poterlo avere, un PC da gaming, e a non interessarmi particolarmente di giochi in solo, anzi, preferivo anche quelli, non i party games, ma comunque giochi che potessero essere godibili insieme, in compagnia. AAA, ok, magari, tipo The Witcher 3, ma comunque godibili. E devo andare a scoprimento a bere, arrivo subito. Cioè, yeah. E dicevo, e questo me l'ha dato Xbox, perché a rapporto qualità, cioè in confronto allo stesso hardware, stesso identico hardware della PS4 che c'era da allora, io dovevo spendere veramente tanto di meno. Cioè, nel senso, e non solo tanto di meno, ma poi Ciao Fildom. Un discorso, sono prodotti che le tecniche invecchiano in 5 anni, però sono percepiti sempre come utile una console. Ma sì, anche e anche per questo che, come, cioè,
da sempre, da PlayStation 2, che... No, le vendono anche il customer service. Tra una... Scusa, Tatanka, le vendono anche i servizi al consumatore. In questo caso Microsoft che sta puntando al multipiattaforma, cross platform, Xbox Play Anywhere. Cioè, sono tanti servizi e chiaramente io ne ho portato ad esempio uno. È chiaro che non è soltanto quello. Scusa Marco. Allora, che cazzo sorcio di merda. Te considera che dai tempi della PlayStation 2 che comunque c'è l'innovazione che viene fatta. Prendi la PlayStation 2 normale, la PlayStation 2 Slim, poi la PS3 che c'ha avuto i suoi vari modelli, la PS4 ha avuto i suoi stessi modelli, così come anche l'Xbox. Adesso non mi ricordo se l'Xbox 360 ha avuto più di un modello. Mi sembra di sì, perché c'era, a un certo punto è uscito il Kinect, credo che sia uscito un'altra, però potrei dire una cazzata, cioè, forte... La 360 sì, ok. E Marco, tu puoi anche parlarmi di esclusive, ma se il multipiatta me li fai girare meglio Xbox, perché devo affidarmi a Sony per l'esclusiva? Ma non è console rich, il giocatore medio frega niente che servizio consumatore. Non è vero, perché voi pensate che il giocatore medio siete voi, e magari, cioè, capisco, ok, magari voi siete la gran parte, la stragrande maggioranza dei giocatori che preferiscono un PC Master Race e tutto quanto. Ma con lì è il giocatore medio, Ok. Però non c'è soltanto questo, e Xbox si sta rivolgendo anche a quello che non c'è soltanto questo. Invece PS, cioè anche PS, anche PlayStation lo sta facendo, perché si sta rivolgendo alla grande massa, ok, che adesso anche una persona che assolutamente non è definibile come nerd vuole una PlayStation magari per, non so, per il gioco di Spider-Man, perché fa figo, eccetera eccetera. Però allora stai puntando ad un tipo di pubblico diverso dal giocatore medio, e che va verso quella direzione, il fatto che c'è un nome. Invece Microsoft secondo me sta puntando ad uniformare il mondo, ad unire il mondo dei giocatori, il che è assolutamente lodabile. Poi è chiaro, ma poi da quello che mi pare di aver capito, anche Sony adesso sta cominciando comunque a attrezzarsi per il multi, quindi Sony cross platform zero. No, intendo il multi, intendo il cross platform. Multi è il discorso del gioco. Intendo cross platform, intendo il cross play anywhere, il pass. Cioè, tu Tatanka dici che le Xbox e le console si vendono con le esclusive. No, c'è anche il discorso del pass e di tutte queste cose qui. Io, se non posso permettermi un PC, prendo una console. E se non mi interessano allora... le esclusive. La cosa è effettivamente dei... In realtà dipende, allora, perché... Consideriamo una cosa. Cosa ho appena visto io in game? Ho visto un topo volare. Comunque, dai tempi di Fortnite. Non è giocatore medio quello. Allora, dai tempi di Fortnite è aumentato esponenzialmente il numero di nerd. Perché diciamo che da Fortnite Twitch è, secondo me, Twitch. Esattamente, da Fortnite e con Twitch. Sono aumentati di gran lunga i videogiocatori. Però sono appunto videogiocatori nuovi. Ora, un videogiocatore nuovo, che potrebbe essere un classico ragazzino stupido, o potrebbe essere un penso anche non un ragazzino. Comunque, penso che si affiderebbe più a ok, questa, le esclusive di questa console sono più belle di un'altra, piuttosto che ok, sì, il Game Pass. Ma per questo ti sto dicendo che allora il giocatore medio non è quello che dice Tatanka. Il giocatore medio non è neanche come me, che fa questo ragionamento del non ho il PC che devo sulla console, il rapporto qualità-prezzo è Microsoft. Il giocatore medio è il giocatore che di base è PC Master Race, e quindi tu dici ok, perché uno dovrebbe con il PC comprare una console se non per le esclusive? Comprendo. E il fatto è questo: Xbox, cioè adesso il mercato si sta allargando parecchio, con Twitch poi si sta facendo un boom di cose che la gente cominciano tutti a giocare, tutti, ed è un mercato veramente tanto in crescita. E secondo me, cioè appunto, il PS sta puntando verso queste persone qua, che dici tu Marco, che voglio l'esclusiva perché, non so, l'ho visto alla TV, c'è che c'è Spider-Man, oppure c'è su una pubblicità di YouTube, oppure eccetera. Invece una persona che
Invece Microsoft, scusami, punta ad altri tipi di giocatori, sempre di nicchia, cioè, per esempio una gaussiana, stiamo parlando dei limiti della gaussiana, stiamo parlando della parte centrale della campana, stiamo parlando di un estremo e l'altro. Microsoft punta ad un tipo di estremo, PlayStation punta ad un altro tipo di estremo. Cioè, allora, secondo me, paragone Sony Xbox, cioè il sono il paragone, il confronto. Beh, no, il confronto, grazie. Sony Xbox può essere tranquillamente paragonata a quello Apple Android. Infatti, come avevo detto prima, esatto. Con Sony che fa l'Apple e Xbox che fa l'Android. Secondo me sono perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo. Solo che per quanto io disegni l'Apple, io sonaro da ragazzino e continuerò a essere sonaro. Ma non è, cioè, ma anche l'Apple, guarda che non va disdegnata, cioè tutti dicono anche No, io lo disdegno perché costa uno sfacelo, sì. Ma alla fine il prezzo delle console è uniformato. Adesso, beh, tecnicamente, cioè, adesso aspettiamo di vedere, aspettiamo di vedere come esce la PlayStation 5 e poi ne riparliamo del prezzo uniformato. Sì. Però no, comunque Apple, cioè, sì, alla fine Apple tu stai pagando un servizio molto grosso, cioè di software dietro, però il problema dell'Apple qual è? Che ha fatto fama, che ha fatto moda, ma in realtà sono prodotti validissimi per i professional, ad esempio il MacBook Pro, cioè quanta gente vede all'università con il MacBook Pro, quando Pro significa professional, cioè sono computer specificatamente studiati per gente, ad esempio grafici, musicisti, questo tipo di persone che hanno bisogno veramente di un supporto buono tra devices, quindi, cioè, voi sapete quanto ci metti a passare, a trasferire un file da PC a telefono con Android, da Windows, e, cioè, è un disastro, è veramente da spararsi. Allora tu devi avere tipo il Retroid, devi avere un sacco di altre cosine che ti aiutino. Invece Apple ha semplificato tantissimo questa cosa, adesso non so se sia con il cloud o cose simili. Qual è il vero problema? Il vero problema, la sua furbata, è che ha colpito anche tutto l'ambito giovanile diventando un'icona. E questo l'ha fatto anche Sony. Ma sicuramente c'è gente che compra l'Apple perché ha bisogno e perché è veramente un professionista. Cosa ho colpito? Vabbè. E che quindi giustamente ha bisogno di quel tipo di supporto e li paga quei soldi lì. Però c'è anche gente che no. Ho un'altra umanità. Io ne ho trovate due. Comunque non stiamo più leggendo. No, io sto leggendo. Ok. Il punto è che se i Microsoft non stanno più sullo stesso mercato del tempo, hanno obiettivi diversi. Sì, sicuramente. Ma come sta Samsung? Ma cosa vuol dire Samsung? No, Android. Beh, penso che sia Android. Assolutamente, ma la PlayStation c'ha molto più da first mover perché semplicemente è... Diciamo che, se non mi sbaglio, tra l'altro, Nel corto periodo sì, nel lungo periodo però vince molto di più quella degli abbonamenti. Sì, ma perché, cioè, nel senso, parliamoci chiaro, cioè la Sony non ha, io cosa sto vedendo, la Sony non ha la minima idea di come si faccia un servizio per gli utenti. Basta vedere appunto il Now, il prezzo a cui ha spacciato il Now, il come funziona, perché basta vedere Simone che si è fatto fare il mese gratuito oppure se l'è pagato comunque un mese per giocare a Bloodborne ed è stato un trauma perché lagga, perché fa schifo e tutto quanto. Poi nel lungo, se Sony non si dà una svegliata, potrebbe perdere, ma magari dovrebbe iniziare a guardare a guadagnare la plus, che il prezzo adesso non è mai un prezzo con cui ci guadagna. Ragazzi, basta anche vedere il fatto che ci sono persone che pagano il pass solamente un euro al mese da chissà quanto. Luca Spadoni. A me chiede di rinnovare non una volta al mese, a me chiederà di rinnovare, se no, boh, mi sa che neanche sto rinnovando, perché non mi scala mai i soldi, rinnoverò una volta ogni 3 mesi. Io sono l'unica stronza che lo paga giusto? No, giusto per A me non lo chiede mai, me lo chiede una volta ogni 3 mesi, se se lo ricorda. Che poi io ho il rinnovo automatico, dovrebbe scalarlo da solo, se lo ricordo una volta ogni 3 mesi. Spadoni sgancia i soldi, infatti. Sono i miei profitti Xbox. Anche questo è vero, Gambo. Comunque, sì. Xbox ha dietro la Microsoft, che XD. Anche questo è vero, Matteo. Vabbè.
comunque. Yeah, ma come cazzo ti permetti? Ok. Volevo dire una cosa che mi è passata in mente. Comunque sempre se li stiamo andando, sì. Nel senso. Strabilianti che abbia trovato solamente due umanità, no? Ma tu trovate... ricordi per caso quanto è la percentuale di drop rate? Cioè il drop rate senza percentuale di drop rate. C'è un Indrik. Un Indrik ne ho trovate. Io lo pago giusto. 4. Ma anch'io lo pago giusto, Tatanka. Infatti cioè, sono l'unica stronza, invece poi c'è appunto Spadoni e company che qua fanno festa. Ma io pagherei anche molto volentieri 3 euro al mese per il... Non ne paghi 3 euro al mese? Il servizio, io pago 3 euro al mese, sì. Ah, scusa, ma tu hai il pass, l'ultimate? Cosa? Io il pass e basta. Ah, no, io il pass, quello solamente per quello che giusto, ci faccio con l'ultimate. Giusto, giusto. Io ho bisogno invece dell'ultimate. Io gli darei volentierissimo 3 euro al mese per il servizio che mi offre. Infatti io rinnovo automatico, ma se non me li chiede non gli arrivano. Sì, per buggata questa cosa. Comunque sicuramente sul lungo termine ci perde, ma è anche vero appunto che... È Sony, scusami. No, non era questo il discorso che volevo fare. L'ho perso, ragazzi. Sono veramente stanca e sono struccata e mi vergogno. Però c'è anche da considerare che la gente appunto principalmente vuole il gioco nuovo, il gioco che fa fico. Nel pass il gioco nuovo che vai a trovare è spesso volentieri. E un indie non è quello che vuole il giocatore. La percentuale medio di drop dei topi è bassissima. Ok, grazie. Sì, no, volevo il numero. Comunque non è detto, Marco, perché ci sono anche un sacco di giocatori che comunque non sono del tipo day one, e non sono quelli del tipo che intasano Twitch perché c'è il chapter 2 di Fortnite. E cioè, no, ma e te sono quel tipo di giocatori che comunque vogliono tipo giocare un po' di tutto. E hanno bisogno di... cioè il pass è fantastico perché dopo un tot cambia le rotazioni, sì, ma... fai in tempo a giocare a tutto ed è... Io non dico che non esistano quei giocatori, e non hai... dico che non sono la maggioranza. No, ma non sono neanche la maggioranza comunque quelli che... cioè, magari lo possono diventare, adesso per carità. Non lo so. Però... invece. Ciao Ciccio me... Banana, benvenuto. Ciao Ciccio no, è di Fragola. Sì, di Fragola. Però comunque si sta sempre parlando di essere medica gaussiana, secondo me. Cioè, non si sta parlando della maggioranza dei, veramente dei gamer, perché la maggioranza dei gamer è comunque col PC, cioè, inutile dire. Basta, cioè, è chiaro. Ed è vero che probabilmente Sony sta vincendo sul fatto che con le esclusive... Chi è? Grazie per il follow! Grazie per il follow, Ciccio Banana. Grazie. Non so se dice ha già raccontato tutto quanto la tiritera che si dice ogni volta che arriva qualcuno. Sì, un attimo, fammi finire che non mi ricordo più il discorso. Ah, sì, che è vero che probabilmente Sony appunto punterà, cioè, avrà più... mercato su gli ex PC gamers, perché chiaramente ex PC gamers ce ne frega un caso del pass, perché tanto metà dei giochi possono averlo sulle, cioè oddio, però in realtà magari si potrebbero fare il pass comunque, perché cioè potrebbe essere assolutamente una buona cosa, però appunto come diceva Tatanka prima è sul breve termine. Comunque ciao Ciccio Banana, benvenuto. Ciao Banana, se non sei riuscito, non te l'ho ancora detto, ne stimiamo ogni sera dalle 22 alle 23. Più interi pomeridiani e rotturne. E di quelle puoi avere nozione su Instagram e su Telegram. In più, se vai a mettere il follow su YouTube, vedrai anche il nuovo best of nei mesi di aprile e maggio, che è uscito oggi. È uscito ieri? Oggi. Oggi. Ragazzi. Oggi alle 3. Oggi, cioè, poi Ciccio Banana, appunto, mi vedi in una situazione in cui... non sono truccata, non sono pettinata, esco dalla palestra. Vabbè, questa è una live chill comunque. Io e Marco stiamo portando Dark Souls insieme, in duo. E il problema qual è? Che io sono morta troppe volte, ho perso un sacco di umanità e quindi devo rifarmarle. E le posso rifarmare soltanto uccidendo i topi. Come sto facendo adesso? All over again. Non so se hai mai giocato a Dark Souls. Ciccio Bana. Arca troia! E basta! Oh, XD! Bam. Sì. Io c'ero oggi, è stato molto bello. Poi c'era la clip più bella di sempre di Twitch Italia. Quindi non intendi quale delle tante? Intende penso quella del degli respiriani. È vero. O intende quella, oppure intendo, oppure intende quella di quel che entra l'amico dei corgi. Ascolti, mi dispiace che lei sia in questa situazione. Cosa?
Dico, stavo guardando Guarda la cos'è i miei terra. gusti, vedi? Beh, c'è il doppiede Allora, che... quella clip, ragazzi. Ma sapete che l'altro giorno stavo quando sono andato a vedere le clip per il best of, e ero capitato per sbaglio, mi ho messo a vedere le clip più viste del nostro canale, che per mesi è È sempre sempre stata rimasta quella di quella This is Stallo Bloodborne. no, ma per mesi, cioè, ha superato quella di oh, dove Sì, ombra. sì, sì. Sì, è colpa di Bigfoot che l'ha spammata. Sì, è stata colpa di Bigfoot perché ogni 2x3 la postava su Discord. No, qua su Twitch la postava. Che Anche se. poi quella clip è stata Brucia. anticipata da quella di me che per sbaglio rompo il microfono. Ma quella non mi faceva tanto ridere, Marco, scusami. Però era tristissima. Era molto triste, però non è che facesse sghignazzare tipo come quella degli Ariani. Oppure quella dove lanci il pacco, ma quella forse è merito dell'editing con Snap. Non per No, lo lanciava dado il pacco. dirmi. Ah, il dado, ecco. Fa troppo Rip ridere. microfono, ripeti. Un influencer delle clip, sì. Ah, mi sono distrutto la palla sinistra. Ah, Marco, mi dispiace. Ma continueremo così. Vabbè, mancano solo 10 minuti. Holy shit, ma Fine, quest'ora è volata? What the fuck? però Microsoft non può passare senza uscire esclusive. Allora, non è più un'esclusiva così forte come anni fa, Chi lo infatti. sa? Magari. Cioè, ora come ora Microsoft che cazzo c'ha oltre ad Halo? C'ha Sea of Gears of Thieves. War, Sea of Guarda Thieves. su Twitch quanto tira Sea of Thieves. No, non dico che non tiri Sea of Thieves. Cioè, da che era nato come un gioco che, oh mio Dio, è bello, e dopo un'ora non era più No, niente, è diventato. era nato come hype, puro hype, basta, e poi è andato decadendo, poveretto. Io ci ho sempre creduto, eh. No, non farlo, per cortesia. No, non lo merito. Oh, oh! No, non ti sto morendo, Marco. Bigfoot scrive Morta, forza. sono morta. I don't believe in your Tieni love. quelli che mangiano aria. Sì, ma mangiano aria. Ma ragazzi, perché tra i nostri tag c'è ASMR? L'equipe di questo boss per me è Marco che si spaventa per l'iniziata, dato che rischia il porcone. Porco! Ragazzi, non Ce importa questa. n'è anche un'altra, dato che rischia il porcone, che però non è una clip. Sì, in realtà è anche una clip, ma sta nel video di Luca su Pacify. E tra l'altro, ragazzi, a breve vi porteremo Mamma, che l'aggiornamento di Pacify, ridere. che è Che ridere sulla nuova pensarci. mappa. E Ma sono non morta c'è più la proprio ora. bambina, tra l'altro, piccolo spoiler. Mamma. Non c'è più la bambina su Pacify 2? Scusi? Che non è Pacify 2, è sempre Pacify, ma c'è. Poi sceglierete la mappa, se fare la mappa con la bambina o la mappa nuova. La mia ASMR voce perché la voce fruscia. di Alice è fuscia. La mia voce fruscia. Ma sotto non è quella cosa che ti dirabbesse le vendite. No, certo, dico che comunque qualcosa ha, sicuramente farà qualcosa. Non lo so, magari anche no, chi lo sa. Cioè, nel senso, magari adesso Xbox tira fuori l'esclusiva della vita, Bloodborne 2 su Xbox, per XD. dirti. Io in quel caso penso che mi metterei a piangere, ma di brutto. No, perché Penso che succederà sicuramente dopo che tu avrai comprato, ti sarai fatto regalare la PlayStation. O altri tipo, che dire? Io penso che in quel caso andrei direttamente da qualcuno che ha l'Xbox One, mi andrei a vivere da lui, non Xbox One, cioè Marco, Xbox Series X, e andrei a dormire da lui per giocarmi Bloodborne Pensavo che andassi direttamente dal CEO della PlayStation a dirgli: Ehi! 2. Ehi, datemi qua Bloodborne. Stronzi! Le Christopher Cray erano Alice che uccide i suoi compagni e si suicida. Allora, quando ho dato le clip, perché questo mese. Ce n'erano anche di più belle di Far Cry comunque, tipo quando mi esplode la granata in mano. Allora, Oppure quando trovo il l'avevo data quella. medikit, trovo il medikit e mi spavento perché andando a prendere il medikit trovo, finisco la missione, vabbè, Allora, la cosa è che io ho dato a Dado un quantitativo di clip di Far Cry che tu non hai neanche idea. comunque. E lui ha detto Quindi giustamente ha detto, no. ok, Anzi. forse così sono un po' troppe. E c'era anche quella della granata che ti esplodeva in mano. Io gliel'ho detto quando l'ho vista in anticipo, gliel'ho detto: spero che voi non abbiate messo quello della granata, perché sarebbe stato davvero divertente morire.
E per un attimo A me mi ha ha fatto fatto troppo credere. ridere. Tipo quando investi la persona, in quando investo le persone, Allora, io avevo dato un quantitativo pure di clip di te che uccidi amici. alleati, ma senza dargli indicazioni, perché effettivamente per la prima volta, dato che erano un sacco di clip, ci siamo divisi il compito proprio 50 e 50 secco. Cioè io guardavo solamente le clip ed ero disoccupato solamente Dai, del ma guarda montaggio. che hai fatto un buon lavoro anche perché hanno clip di 2 mesi, cioè tanto, No, non so. Per questa ragione che io appunto non ho dato nessuna indicazione. Perché ho dato un botto di clip di lei che uccide i suoi alleati. Perché volevo che Dado facesse tipo un montaggio. montage. Sì, montaggio. Una tirata all'altra con qualche musica sciama sotto. Artyom. Il Artyom. riassunto di Alice che gioca a Far Cry è ho sbagliato. È vero. Ragazzi, mi manca riportare Far Cry. Finita la sessione d'esame, riporto. E non mi interessa se sarà senza pre-live. Tanto adesso non ci sono più le canzoni belle da mettere, quindi Io sto lo riporto pensando subito. quasi quasi di Riporto molto togliere presto. completamente il pre, perché quelle canzoni che stanno su Prezzel fanno di uno schifo. Allora, secondo me ci sta il pre per far arrivare le persone, far arrivare le cose, eccetera. Ma mettiamo un pre dove c'è l'urlo di due pippo del best of e basta per 10 Cioè, minuti. no, c'è Due Piedi che strofina, non me lo Il so. pacco. Quindi lo Le mie riporterò molto condizioni sono già presto. il presente dei giochi indipendentemente dalla piattaforma e voglio di vendere giochi, ma le loot arriveranno sempre più. Le microtransazioni funzionano solamente nei giochi free to play. Sì, ma poi le Considera qui. microtransazioni, ragazzi, c'è tutto il mercato dei giochi sui telefoni, praticamente. Già ci troviamo giochi base su. Ciao Didier. Ciao Didi, buon rank, di se vai rankare. E comunque sì, no, ma lo riporterò prestissimo Far Cry, adesso che non c'è più tutto il casino del live, fidatevi. Devo finire l'esame. Ah, Ci sono delle guarda playlist su Spotify che si possono usare su Twitch, l'ho visto usare da un altro streamer. Ok, ma allora, noi già. C'è tutta questo. La musica che sentite all'inizio è free copyright, eh? Allora, c'è Ah, effettivamente ok, penso. la playlist che usavamo per Sì, il sì, sottofondo sì, per live. sì. Sì, è Tipo vero. le IRL. Qua tecnicamente è copyright free. Quindi non lo so. Ci sta anche che in realtà appena io e il mio chitarrista ci mettiamo a registrare cose, Non mi spammo come un fate? animale in pre-live. Sì, anche questo è vero. Però sarebbero sempre solite canzoni. Potreste fare un motivetto voi? Il motivetto di inizio. Basta. Sì, Cioè, però senza okay, mettere cioè, abbiamo l'inizio. 10 minuti di pre-live, non possiamo fare un motivetto di 10 minuti tipo No, ma se seguimi, fai. ricordi su Twitch per 10 minuti. Ma no, dico un motivetto ovviamente musicale. Ovviamente musicale. No, ma tipo proprio mettere tipo una musica d'arcade o cosa del genere, capito? Ci E sta, ci sta, ci sta. mentre c'è Intro Fighter sotto, quindi comunque non è che noi siamo sprovvisti di quella, cioè c'è Intro Fighter sotto. E alla fine qualcosa si fa. Ci si inventa. Non lo fare! No, don't, please! Cos'è questo? Questo è tutto agitato. Metterò fine alle sue sofferenze, adesso. I don't Comunque ho trovato believe in 7 umanità your fino adesso. love. Spread on this bed of roses. Non vedo l'ora di dare l'esame di domani, sperando di passarlo. Sì, che lo dai, andrà tutto bene. Anche perché tipo prima mentre parlavi della gaussiana io pensavo all'elettromiogramma, quindi basta, non voglio più. Elettromiogramma è quello per mio, significa muscolo, quindi sarà quello per i muscoli, Sì. tipo, no? Sì, perché la rappresentazione delle. Che in realtà è una cosa molto stupida quella che c'era scritta in quella slide, perché diceva che la rappresentazione delle ampiezze dell'elettromiogramma ti dice è più grande al centro è più grande e poi tende a diminuire ai lati, come una gaussiana. Ma non ha troppo senso. Cioè, Belle nel sono le senso è gaussiane. stupida come cosa da dire. Sono bellissime le gaussiane. I pochi corsi che ho fatto di statistica Speriamo, all'università speriamo. mi sono piaciuti Ah, io non ho. tantissimo. Tantissimo. No. Cioè, io nel senso non faccio statistica. L'unica cosa che ho fatto di statistica molto virgolettato era
una parte dell'esame di segnali 1 dove la mia statistica era fai integrali. Ma allora, io al liceo andavo malissimo in statistica, non so perché era il quarto anno, è stato orribile, io ci ho dovuto mettere tantissimo per riuscire a passare il quarto anno di matematica. Però poi all'università abbiamo fatto tipo di corsi opzionali di pura statistica e io ero strainteressata, ero strafelice di farli. Tant'è che la mia professoressa di chimica degli alimenti, vedendomi così interessata, mi fa: ma potresti andare a fare statistica tu dopo le scienze applicate? Perché io giustamente dopo la triennale ricomincio un'altra triennale che è statistica. Però effettivamente tira un Beh, sacco come cioè tira veramente tanto. E io potrei andare a fare controllo qualitativo, quindi controllo qualitativo di integratori e statistica più statistica sarebbe OP. Però non penso di cioè, essere abbastanza intelligente. ma alla fine statistica soprattutto è una cosa che si basa molto su ho dei dati, faccio Sì. calcoli su quei dati, Sì, non è che ma il alla mio fine. problema, è che non è ho dei dati, faccio calcoli su quei dati, è che è proprio pieno di concetti. Cioè, è molto No, quello sì. simbolica. È molto simbolica. Perché, anche perché a me non piace per niente statistica. Perché tutte le formule che ci sono sono di un brutto. Ma un brutto. E io vivo di formule. Ma Parliamoci infatti. chiaro. Io ho fatto l'esame di campi elettromagnetici. C'avevi delle formule che sembrava che davvero stavi leggendo qualcosa Ma in fisica e matematica è Klingon. bella, cioè fisica e matematica sono materie belle, ma proprio belle visivamente da vedere, da studiare. Però c'è cioè, le formule di statistica che fanno davvero schifo. Ma le definizioni poi, c'è cioè soltanto tu per capire una formula, per capire qualcosa che tu stai guardando, che stai calcolando. Cioè, è un concetto astratto che racchiude un altro concetto astratto, tipo, non so, variabili aleatorie per dire, che vabbè, vengono usate anche in realtà in analisi, mi sembra, giusto? No, le variabili aleatorie vengono usate solamente a livello di studio di segnali ergodici. Cioè, scusami, di processi ergodici, voglio dire, che non è propriamente analisi. Le variabili aleatorie vengono usate sempre negli studi stocastici. Abba ha detto che statistica è Sì, l'ho letto. 15 incredibile 18, che ovviamente ha accettato. Marco, il pre lo si fa con te che canti e il guardalinee di Wichita, Wichita è ancora in linea, bisogna di te più quanti ti voglio. Cosa? Con i processi stocastici? Eh sì. Ha Questa era voglia? Anche una conferma. No. perché, cioè, stocastico e aleatorio sono sinonimi. Quindi Quindi. tipo, già soltanto capire tutte le definizioni, ti giuro mia, mi tilta. Tilta. Vabbè che poi diventa il tuo pane quotidiano, è come imparare un alfabeto nuovo. Però mi tilta. Ah, ok. Non Mi ci sono sembrava una problemi. domanda e rimanevo un attimo Ma comunque, infatti sì. che Vabbè, secondo me era una formazione però. Sì. In tutto ciò, ragazzi, farmando ah, bene. era Homer che ha fatto il criterio telefonica. Io Ah, non me lo davvero? ricordavo, non me lo ricordavo Neanche per io, ma io non sono mai stata così. Cioè, li ho visti su Italia 1. niente. Dai, mi sto facendo Marco, il mi puoi rewatch adesso. spiegare perché c'è sempre il segno del servitore rettombale? Cos'è? È una Cioè, è un Covenant, giocatore? semplicemente. Sì. Io È un giocatore a caso ho oppure è un avuto un giocatore che corso sta di misure sempre. termiche e meccaniche di divise crediti della statistica. Misure Che meccaniche bella. è uno degli esami più belli che abbia mai dato. Te cosa studi? Scusa Marco, è un giocatore che rimane sempre lì? Sì, dovrebbe essere un giocatore, se non mi ricordo, è anche cattivo. Ma perché ogni volta? No, ma se lo, cioè, se non lo evochi, lascialo stare. Sì, lo so, ma ha un segno un po' diverso di evocazione. Sì, perché è una Covenant diversa. Ingegneria Su, di una Covenant meccanica e dei diversa. materiali. Ah, ok, faccio ingegneria biomedica. Una Covenant sono i patti. E boh, ingegneria meccanica. Sì, ciao Marco. Misure meccaniche, pure per me, era da 6 crediti. Ed è stato. Ma sai proprio quegli esami che studi con piacere. E. Cioè, non ho preso 30 e volevo rifiutare perché ho preso 29. Per un attimo sono stato di qua, rifiuto, poi ho detto, ma sei scemo, non l'ho Deficiente, accettato. deficiente, Ma guarda, ti perché, giuro, se perché l'avresti era rifiutato. così bello che Ma l'avrei cosa anche vuol dato molto. dire? Così bello. Era così bello che ho rifiutato un 29 per un 30. Ma tu sei un folle. Ma è quel dubbio che ti viene lì, che poi Sì, l'altro. vabbè. Ho capito, anche io. Aia, aia, aia.
C'era quella che mi ha esaminato che mi ha guardato e mi ha fatto: guarda, mi dispiace, ma non posso darti 30, ti va bene 29? Sì. Vabbè, anche io Io ci sono gli ho detto rimasta no, male. no, boss, Cioè. anche perché sono tanto in ritardo. Cioè, te considera, io ho fatto 2 anni, sono di Roma, ho studiato 2 anni a Tor Vergata e ho lasciato stare sempre la stessa cosa, ingegneria medica, l'ho ricominciata da capo alla Sapienza, quindi sono, diciamo, in ritardo di 2 anni. Ma sa, se hai quei dubbi che ti vengono così, ma poi ovviamente ho accettato subito come, cioè, cazzo, sono 29. Io ho sempre stato team rifiuto solo sotto al 18. Anch'io, sempre. Cioè, per dirti pure. Ma No, chi lo fa vabbè, non... gli unici voti bassi bassi che ho preso sono stati fisico con analisi 2, che sono stati 18 e 19. E vabbè, quelli ovviamente nel senso chiunque li accetterebbe. Tipo più bassi che ho preso io, proprio sul libretto. Quattro. No, appunto, il voto più basso che ho è 18. Un po' mi dispiace perché è un 18, però sti Vabbè, cazzi. Cioè, cioè. nel senso, è fisica 1 anche, quindi. Madonna. Cioè, mio fratello l'ha scelto per ultimo. No, non si può lasciare per ultimo fisica 1. Forse era fisica. La fisica 1. Oh no, fisica tecnica, scusami, scherzavo. Fisica tecnica l'ha Madò, scelto per fisica ultimo. tecnica la lascerò anche io per ultima. Quanto lo Sai. capisco, quanto lo capisco. Infatti è stato proprio l'ultimo esame che ha proprio È proprio brutta, mamma mia. accettato l'ultima Fisica cosa tecnica, che poggers. No, ecco, io algebra lineare la ci sono rimasto molto male, invece ho preso 21 e mi è dispiaciuto. conosco gente che l'ha fatto, anche uno che ha accettato un 30 per prendere dopo un 30 lode, avrei accettato. Ma che poi io, Abba, io non potrei mai fare una cosa del genere, perché so che il karma poi mi punisce nel senso che se io rifiuto un bel voto, poi Poi lo finisco prendi più per basso. prendere più basso, cioè questa è la legge dei grandi numeri, come funziona su di me. E ti giuro, io Ma chimica farmaceutica 2 e tossicologica 2 che ho dato 2 settimane fa, avrei voluto un sacco rifiutarle a rifarlo, perché avevo studiato un sacco e alla fine ho preso 24. Anche l'orale era andato benissimo, mi ha dato lo stesso 24. Però ho detto a un certo punto no. grazie Lucio Ferix, Ciao, benvenuto. Mister Luxio Ferix. Ciao, benvenuto, benvenuto. Però poi ho detto, ok, no, non faccio questa cazzata perché sicuramente poi. Cioè, mi sono già tipo proiettata, mi sono già vista all'ultimo anno di magistrale con chimica farmaceutica e psicologica alla fine. Per cui. Bosco Pingu, considera che comunque pure a me fisica tecnica sulla carta piace come materia, però non mi piace a me come stressa ed è stronza all'esame. E invece no, per quanto riguarda il discorso dell'Alice, uguale io, ho passato mesi di quarantena a studiare tantissimo automatica e teoria dei sistemi, che Ma sembra mi è proprio materie belle, no? piaciuto Che ti piacciono e tantissimo. ti Sì, mi ha dispiace. Allora, cioè non è che, nel senso, è carina, cioè è bella, non per il fatto che è bella in sé per sé, ma perché è facile, si capisce tranquillamente. E però all'esame c'ho, per un errore di calcolo tra l'altro, ho preso solamente 24. Cioè solamente, ho preso 24, che solamente non potevo prendere di più. E ovviamente vai là, cioè, ovviamente lo accetti, però ci sono rimasto male perché volevo di più. Info, esatto, grazie Qualsiasi di aver lingua ci scrive. Grazie spammato. mille, Indrick. No, di chi è Ups. Indrick? Marco, comunque sono le 11:05. Io Ah, sì, è vero. farmando topi. Allora, io ho raccolto 10 umanità. Io avevo già delle umanità prima. Ora sto a. Io ne ho 24 normali e 4 gemelle. Puttana. Ma sei fuori. Ah, giusto, perché tu non hai sprecato tutte le mie. Io non l'ho Vabbè. sprecato. E niente, Prego, mi 22.000, ho scusi. raccolto 22.000 anime soltanto farmando topi, Io partendo da 23.000, infatti adesso 1700. vado a livellare. Ok, e niente ragazzi, vi ringrazio. Ah, livello anch'io adesso, scusami, anch'io posso livellare. No, Potevo fare solamente 2 livelli, che anch'io tristezza. soltanto due. Sono molto di più. Io ho aumentato Allora, vitalità e chiudiamo un po'. stamina, cosa mi conviene? No, forse forza.
La tua arma scala in destrezza, principalmente. Controlla un attimo. Sì, ma Premi start, vai su forza. equipaggiamento. Sì, ma forza è l'ultima. Cioè, ho 20 di vitalità. Scusami, forza è proprio quella alla fine. Cioè, io sto aumentando vitalità, stamina, forza, destrezza. E sono più. Ma nel senso, prima di vedere se aumentare forza, perché può essere che con quell'arma che c'è sia anche inutile. Vai sull'inventario, guardati la spada che hai, la Lucigatana. E guarda le. Dove cazzo si vedeva? Devi premere X, cambia visuale e ti dice su cosa scala. Ciao Didi, buonanotte. Ciao Didi, buonanotte, buona serata. Dove si vede? Boh, fisica, magica, fuoco, no? Attacco fisico, magico, fuoco, elettrico, critico. Sotto c'hai attributo bonus. B? Meno B, meno meno? Vuol dire meno B, meno Vuol dire che scala solamente in destrezza quell'arma. Perché meno? Ma perché in la. destrezza dovrebbe dire B? Perché vedi che c'è la mano accanto a B? Sì. Quello è il simbolo della destrezza. Vuol Vabbè, ma dire mi che dove c'è conviene, il scusa. Vabbè, meno. Vuol dire che tu devi aumentare la destrezza per fare più danno con quell'arma. però mi È come se fosse un conviene. moltiplicatore di danno, Mi conviene. eh? Eh sì. Nel Se te continui a senso. usare quell'arma, sì, conviene. Mi conviene continuare a usare quell'arma. Ah, sì, beh, un'ottima arma, Lucigatana. Poi, insomma, Però. dà anche sanguinamento. Vabbè. Più altre lettere, più scala l'attributo, tranne la S che è scaling massimo. Ok. Vabbè, comunque ho fatto questa cosa. Tanto. Ciao, Kazaba. Ciao, il Kazaba, bellissimo. E Torna buonanotte anche a te, presto. Lucio Ferix. Grazie mille per essere passato. Ragazzi, noi abbiamo finito. Speriamo che Ciccio Banana e Luxio Ferix, appunto, Torni. rimangano anche per le prossime live. Noi siamo in live tutte le sere dalle 22 alle 23. Questa sera è una live molto chill di farming, perché io e Marco abbiamo questa serie. Noi siamo 8 personcine che streamiamo appunto tutte le sere, più pomeridiane, che trovate sul nostro canale Instagram, quindi seguite Instagram. E niente, quindi se vi va, se volete, noi siamo sempre qua e siete sempre benvenuti. Ciccio Banana, sì. C'era Ciccio Banana, sì. E niente. Vi Grazie ancora amiamo. ragazzi, ci vediamo domani. Passate su YouTube che c'è il nostro best of che è uscito Il oggi. bestone e metteteci E. un bellissimo pollicione in su. Spolliciate. Ma c'è un raid? Si può raidare? Facciamo un raid, vediamo un po' chi c'è da raidare. Maggio ci sia crosta. Forse C'è c'è crosta. crosta Allora, che gioca a control. crostantine. Ok, Andiamo da e. crosta, chi possiamo dire? Diciamo. Topi maledetti. Io ho la Monster di Iron ancora. Topi Ok. Topi morti. Va bene, facciamo topi morti. Facciamo topi morti. morti. Andiamo tutti da Vai, topi Crost e morti. diciamo ciao con i topi morti. Ciao belli. Ok.